Non c'è tempo da perdere. Da quella parte. Dunque, questo è il NIM. Brr, è semplicemente raccapricciante. Su, andiamo! Jenny, guarda, ma che cosa gli è successo? Te l'ho detto, il dottor Valentine è pazzo. Ha trasformato gli uomini in cani. Sbrighiamoci. Dobbiamo trovare i miei genitori e andarcene di qui. Che silenzio. Troppo silenzio. Più grossi che abbia mai visto in tutta la mia vita. Già, beh, guarda che troverai creature ben più grosse qui dentro. Grazie. Andiamo. Sono io. Giustino, ma che ci fate qui? Le parole di Jenny ci hanno convinto. La valle appartiene anche a quelli che credevamo perduti. Quindi siamo tornati per salvarli. Fa la guardia. Oh no, ancora. Ma vuoi ubbidire? Va bene, lasciatemi pure indietro. Io andrò a cercare mio fratello. Martin! Martin, dove sei? Mamma, papà, vi ho ritrovato! Oh, Jenny, perché sei tornata qui? C'è luna piena stasera, siamo tutti in pericolo. Vi faremo uscire tutti in un attimo. C'è. Giustino! Giustino, sei proprio tu! Per salvarti? E non vedo l'ora! Attenti! Oh, quanto mi dispiace, vi ho forse spaventato? Martin! I gatti! Oh no! Tre bocconi saporiti in trappola sono finiti, che goduria! Accidenti, ma perché non obbedisco mai? Oh no! Fermo, tu mi servi come aperitivo, pancia mia, fatti capanna! Gna. Ma che fai? Ti ha dato di volta il cervello, Floyd? Ma cara, sono ottimi ripieni, lo sai, qualche carotina, due o tre patate, Floyd! Un pizzico di sì! Il dottore cucinerà noi se non li portiamo intatti e soprattutto vivi! Ma Muriel non se ne accorgerà nemmeno se mangio solo questo piccoletto! Mi dispiace, ragazzi. È tutta colpa mia. Non ho fatto la mia parte. Li abbiamo presi, capo! Il dottor Valentine! Nuove reclute! Sì, maestà, non ne abbiamo mangiata nessuna. Certo, a me sarebbe piaciuto farli ripieni. Non vuoi cucirti quella boccaccia? Dottor Valentine, prendila! Ciao, fratello! Ma quanto sei cresciuto! Ma chi sei tu? Oh, mi ferisci! Certo, lo ammetto, sono cambiato un po'. Ma è meglio! Tu non credi? Eroe? Martin! Ah? Non proprio, fratellino! Adesso sono un Martin di gran lunga migliore! Martin, ma che hai? Che ti è successo? Proprio niente. Così è la vita, questo è tutto, fratello, e io la sto vivendo al massimo. Non credi?
nostro intelligente, più di molta gente. Nostro padre era del NIM. Quando crebbi poi, tra i progetti miei, Valentine avevo Saitim. Mi credeva docile, ma era un trucco ignobile. E tutto diventò mio! Cosa? Tutti qui, già si sa, fanno quel che mi va. Solo mia e la loro mente, li controllo, è divertente. Tutto ciò che qui c'è, cambio se piace a me. Faccio mille esperimenti e scateno gli elementi. Sarà nostro il mondo se tu starai con me. Sarà bello, molto bello, stare qui con noi. E le cose, molte cose, sono tue se vuoi. Dì sì, eroe. No. Pensa ciò che farò io con te, tu con me. Se stai su non fallirai mai, avrai più tu di papà, sai. Farfalline, fiorellini, tanti bei superpoteri, ranocchine, ruscellini, raggi laser distruttori! Papà non era pazzo! È una chance, credi a me, è un progetto da re! Io non sbaglierò una cosa e regnerò su Valle Spinosa! No, no! Tutto mio poi sarà, e che gran novità! Treni più che puntuali, non più guerre o criminali, ma il cervello perderai se sì non mi dirai! Sarà bello, molto bello, se tu dirai sì, oh fratello, come quello finirai un dì! Entra in questo genere di vita, il migliore, il più cosmopolita! Sarà bello, tanto bello, bello e tredoli, un piacere da provare, se tu dirai sì. No, noi potremo comandare, credi a me, non farà male, è vero? Dai, rimani qui, dimmi, dimmi sì. Di sì. No. Ah, risposta sbagliata. Ah, guarda il mio antipasto. Ehi. Aiuto. Dove scappi? Lo posso divorare adesso, vostra malvagità? No. Per il momento forse ci vuole qualcosa di più adatto per il mio ex fratello. Ah, ecco, ci sono. Un posto in prima fila, così potrei osservarmi mentre attuo il mio piano. Stasera è luna piena ed io attaccherò Valle Spinosa. No! I tuoi poveri amici diventeranno molto presto i miei devoti sudditi. Che shock, nel vero senso della parola. Tu sei malato! Ah, grazie tante! Lei sì che ha coraggio da vendere. Sei odioso. Non come te, eroe. Quella ragazza ha dei numeri. Portatela in camera mia. Aia! Mettimi giù, brutta gattaccia! Sarà un'ottima regina per il mio futuro regno. Ha solo bisogno di essere leggermente modificata. Mettete gli altri con i loro vecchi amici. Dopotutto hanno qualcosa in comune. Nessun futuro. Sarai felice di sapere che tanti anni fa in questa gabbia ha pernottato il nostro caro padre. Ci vediamo, Pivellino. Ripensandoci, forse no. Martin, non farlo! È soltanto colpa mia. Ma perché non ho obbedito?